tutto sommato sei tu a contatto con una tela, se il quadro non viene bene non è così grave. Quando fai un film hai a che fare con dei produttori, con un grande investimento economico, e quindi di conseguenza la tensione è anche maggiore, però poi anche la gioia e la soddisfazione nel momento in cui... Però questo che dico, per esempio, in questo momento, mentre lo dico mi accorgo che non è vero, quindi ho detto una stronzata, perché anche quando fai un quadro, quando raggiungi, non so, quando hai una gratificazione, che trovi una forma, un colore, è un'emozione fortissima, quindi... Vedi, ora ho provato a teorizzare, non sono capace. Se parlo del mio lavoro mi ritrovo più io, me stesso. Però la sensazione che io ho, insomma, avendo visto abbastanza, quasi tutti i tuoi film, credo, è che a un certo punto, tu fino a un certo punto sei stato quasi in una zona in cui ti sei disinteressato quasi della legge dell'industria, no? Hai lavorato in una maniera quasi più autarchica, poi a un certo punto hai fatto come un passo, no? una svolta in cui sei riuscita a convivere felicemente con queste aspettative dell'industria, però conservando tuo segno, no? Conservando le tue modalità anche di lavoro. In realtà l'unica volta, diciamo, che ho fatto un film che ha avuto un successo anche di pubblico è stato incidentale, perché anche lì avevo fatto esattamente... Stai parlando di Gomorra? Sì, in Gomorra avevo fatto esattamente tutto quello che non andava fatto. Però forse già L'imbalsamatore è un passaggio, no? Beh, L'imbalsamatore non è andato bene lì al pubblico. Diciamo, io ho fatto tutti i film che non sono mai andati così bene a livello di pubblico, e l'unico film che ha avuto un successo di pubblico è stato Gomorra, ma era un film particolare che poi veniva anche da... aveva accanto un libro che aveva avuto un successo enorme, che mi ha fatto da traino, e poi insomma... Però non sono mai stato bravissimo a capire qual è la strada per arrivare al grande pubblico, o forse ho sempre fatto film, come diceva Billy Wilder, che poi mi sarebbe piaciuto andare a vedere al cinema, e quindi ho cercato sempre di essere onesto con me stesso, fare dei film per il pubblico, però per quel pubblico in qualche modo si avvicina a una formazione di gusto vicino alla mia, ecco. Poi sono felice se riesco ad avere più piani di lettura quando faccio un film, e questo è sempre stato il mio approccio, ecco. La sensazione che io... Non ho fatto cambiamenti, ecco. Io vorrei fare poche domande a Matteo, e poi mi piacerebbe anche che voi, insomma, facciate le vostre. Però la sensazione che ho io vedendo è che tu, però, per esempio, hai delle modalità assolutamente difficili da conquistare per molti dei nostri registi, no? Per esempio, Matteo Garrone è un regista che quando gira secondando l'ordine cronologico della sceneggiatura, no? E Matteo credo che sia anche una persona che quando decide, non so, questo sarei curioso di sapere se è anche vero che c'è qualcosa di preesistente a te che attira la tua curiosità, no? Il tuo interesse, e che poi tu entri in relazione con questo qualcosa, e quindi c'è un periodo in cui tu stai dentro questo qualcosa che non è in maniera scolastica e rituale la cosiddetta preparazione, è qualcosa di più, è come se ci fosse un pezzo di vita che poi non necessariamente entra nel film, non tutto quello che tu fai entra nel film. Sì, ma non solo nella parte di preparazione, anche poi durante le riprese, diciamo che ho sempre considerato la sceneggiatura come un progetto che poi va continuamente verificato durante la fase della preparazione, durante i sopralluoghi e il casting, e poi verificato sul set durante le riprese. Tante cose di Gomorra, faccio un esempio di Gomorra perché magari è il film che è più conosciuto, tante idee
poi sono venute durante la fase anche di preparazione. E la sceneggiatura per me è un punto di partenza fondamentale, è un progetto però appunto che sono sempre disposto a tradire durante le riprese, ma non a tradire l'anima del progetto. Questo è un po' un concetto che può sembrare strano, ma posso cambiare tante cose, ma poi alla fine l'anima, quello che mi ha spinto a fare quel film piuttosto di un altro, è quella, insomma, non la tradisco. È vero che giro in sequenza, è vero che metto da parte dei soldi per tornare a girare dopo il montaggio, perché sempre purtroppo mi accorgo di aver fatto dei mezzi disastri, e quindi lo so, allora so che tenendo da parte dei soldi poi posso tornare a girare con più lucidità su alcune cose, e sempre mantenuto una certa libertà anche con gli attori, di lasciare una grande libertà anche a loro espressiva, di poter portare qualcosa del loro bagaglio, perché girando in sequenza, perché io giro in sequenza? Perché l'attore in sequenza vive tutto il percorso del personaggio e quindi dall'interno può aiutarmi a capire se ci sono delle stonature o no nella sceneggiatura che noi abbiamo scritto, e quindi insieme a lui possiamo cambiare il percorso e cercare di fare un film vivo, perché poi alla fine quello che noi cerchiamo di fare è fare dei film che siano vivi, vitali. E una cosa è la pagina scritta, che per quanto possa essere scritta bene comunque rimane sempre una pagina scritta, è una cosa poi è la messa in scena con gli attori e con tutto quello che accade intorno e dietro la macchina presa, che anche quello è importante. E come questo è come sceneggiatore, come cosceneggiatore, una persona che soffre la scrittura oppure io che... Non, la mia formazione, come dicevo prima, io sono un pittore di formazione, quindi è visiva. Per fortuna ho sempre avuto accanto dei sceneggiatori con cui condividevo una formazione di gusto, abbiamo una grande intesa, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti, i due che diciamo che sono stati i perni fondamentali, e con loro mi sono sempre trovato molto bene, loro in qualche modo si occupavano della scrittura e io insieme a loro cercavo di dire la mia su quello che mi piaceva, che non mi piaceva, davo dei suggerimenti su delle immagini visivamente, insomma questo è... però non sono mai stato neanche per un minuto al computer a scrivere io, sempre Massimo che scrive insieme a Ugo accanto e io che passeggio, dico la mia, più o meno così, è andata sempre così. Poi c'è una riscrittura che è quella che dicevo prima, cioè poi si vede il film. In parte c'è una riscrittura durante le riprese, perché più di una volta mi sono ritrovato durante le riprese a sentire che delle cose che avevamo scritto non funzionavano. E loro stanno una... sul set. No, a volte no, spesso no, però qualche volta Massimo ultimamente è venuto. Però per esempio mi ricordo il finale dell'Imbalsamatore, che avevamo scritto la scena, nella scena del in cui uccidono Peppino Profeta, in sceneggiatura l'omicidio doveva nascere da una frase che doveva spingere poi il ragazzo a uccidere Peppino Profeta e doveva alzarlo e strangolarlo e non funzionava quella scena lì, non funzionava. Mi ricordo che stavamo a Cremona, mi ricordo che in mezzo alla nebbia alle 4 di mattina sono tornato sconsolato, la mattina dopo a mezzogiorno ho chiamato Massimo per dirgli guarda il finale qua, ho passato ore, non va, non funziona, dobbiamo trovare un'altra idea. E Massimo ha detto guarda vediamo un attimo, provo a chiamare Ugo, ho chiamato Ugo che per fortuna stava a Roma, non a Firenze, Ugo è andato da Massimo, alle 4 di pomeriggio mi hanno mandato un foglietto con l'idea della pistola. E che era venuta a Massimo, praticamente alle 6 siamo ritornati sul set e abbiamo ricominciato a lavorare su quell'idea che poi ha funzionato. Quindi a volte c'è una riscrittura durante le riprese e poi dopo quando vediamo il film
e riscriviamo per l'ennesima volta le cose che non ci piacciono, le scriviamo le scene nuove. Quindi è una, come dire, sono varie stesure, no? Però che le facciamo lavorando concretamente la materia, cioè girando e poi montando. Quindi la sceneggiatura, lo sceneggiatore non si limita a scrivere varie stesure nella prima fase, ma è un work in progress che va avanti durante tutto il percorso. Cancellature di riscrittura. Sì, ma anche proprio sulla scena. Una cosa è la pagina scritta, poi una cosa sarà l'attore che interpreta quel personaggio, e allora può funzionare di più, meno rispetto a come l'abbiamo scritto. Cioè è un lavoro, diciamo, molto artigianale, ecco, artigianale, questa è la parola che mi sta a cuore. Cioè c'è la materia, c'è la tua background di pittore. E quindi anche è un lavoro artigianale che faccio con questi cari ormai compagni di viaggio, che appunto due li ho citati, poi Marco Spoletini è il montatore con cui ho sempre lavorato, anche lui è stato fondamentale, perché un'altra cosa che è giusto dire è che ogni Chuck per me non è mai uguale all'altro. Quindi in realtà cambio spesso, anche le battute cambiano, e quindi il montatore, nel momento in cui sceglie un Chuck piuttosto di un altro, fa anche un intervento quasi di sceneggiatura. Quindi i ruoli si scambiano. È così Massimo Gaudioso tante volte è venuto al montaggio e ha dato dei suggerimenti da montatore, quindi e Spoletini è diventato sceneggiatore. Quindi mi piace l'idea che ci sia un gruppo di persone che lavorano con me e che ognuno in qualche modo mi dà dei suggerimenti, dice la sua e mi aiuta in qualche modo. È un lavoro collettivo, ecco, io l'ho sempre detto, il cinema per me come per, è un lavoro collettivo, e quindi è un lavoro di gruppo, è importante scegliere dei compagni di viaggio con cui condividi un'idea di cinema. E poi è anche un modo per crescere, ecco, tante cose, magari io per esempio musicalmente ero molto meno preparato di altri miei collaboratori e mi hanno aiutato anche Marco Spoletini spesso, ma anche Massimo, quindi anche gli faccio ascoltare delle musiche, mi danno dei consigli, oppure sul cast, insomma, ora ho citato loro, ma chiaramente avrei dovuto citare anche Marco Onorato alla fotografia, Paolo Bonfini alla scenografia, e Andrea adesso che lavora con me come assistente, o Andrea Tagliaferri o Paolo Trott e che lavorano con me, insomma siamo un gruppo, ecco, questo è, penso sia per, nei miei film penso che venga fuori, ecco, questa cosa. Poi senti, ma ognuno ha il suo metodo, anche io voglio dire questo, io parlo del mio modo di lavorare non perché sia il modo, l'unico modo, che sia quello giusto, ma per esempio è quello che mi rappresenta di più. Quando lavori con gli attori, no? C'è un confine netto tra il momento delle prove e il momento, ma io prove non le ho mai fatte, no. Cioè provi girando, sì, quindi non c'è questa provo idea. Girando e poi sto andando io in macchina e a seconda poi di come sento la scena, perché è proprio molto emotiva, come quando sto in macchina è il momento in cui io vivo proprio tutto di pancia emotivamente, e quindi sento anche gli attori e a seconda di come vivo la scena emotivamente faccio anche i movimenti di macchina che non sono mai studiati prima, per quello dicevo che ogni Chuck è diverso da un altro. Quindi sei in macchina con le cuffie, senti l'aria? No, le sento orecchio. Senti orecchio. Sì. E le cuffie solo se sto molto lontano. Sei l'unico che sta in macchina? Mi hai fatto venire in mente un aneddoto che diciamo che racconto perché mi è capitato di raccontarlo altre volte e diverto. Allora ormai c'ho tipo... No, rispetto alle cuffie. Allora era il primo giorno di riprese era il primo giorno di riprese dell'episodio di Gomorra in cui c'era Tony Servillo. Tony io lo conosco, mio padre era un critico teatrale, quindi io Tony lo conosco quando ero piccolo, ancora prima che decidessi di fare il regista, e i suoi primi spettacoli di teatro, poi veniva spesso a cena a casa di mio padre eccetera, quindi ci avevamo una lunga conoscenza, però non era mai capitato che avessimo lavorato insieme. Primo giorno di riprese, nella cava, c'era questa scena in una cava,
e lui arriva super, diciamo, professionale, con tutte le battute imparate a memoria, voleva quasi che facessimo delle prove, no? Io ormai già da tempo la sceneggiatura l'avevo dimenticata nell'albergo, cioè sul set andavo senza sceneggiatura, andavo tutto a memoria e sicuramente non mi ricordavo i nomi dei personaggi. Quando lui mi provava a provare, mi diceva dei nomi, io rimanevo lì, dicevo, ma chi è questo? Cioè, ma come chi è questo? Questo era... quindi già eravamo partiti male in questo senso, perché aveva capito che io la sceneggiatura non è che la seguissi più tanto. In più c'era un caldo soffocante e io, abituato a fare macchina a mano, in quella cava non riuscivo ad avere stabilità, quindi avevo provato a fare dei movimenti di macchina con la macchina a mano, ma veniva tipo Dogma, tipo le cose di Lars von Trier, che poi io soffro il mal di mare a Cina, quindi detesto, e quindi avevo capito che macchina a mano lì non la potevo fare. A quel punto, in mezzo a tutto sudato, con le cuffie, me ne vado tipo lontano a 100 metri e provo a mettere un tele su un cavalletto. Altro tentativo fallito, perché l'inquadratura non mi funzionava da lì. Al che in più c'avevo anche l'ansia, che era il primo giorno con Tony, e sentivo questo sguardo suo che mi guardava come dire, ma... Al che ho provato ad andare da un'altra parte, in tutto nella polvere, la cava, il sole, quindi tutto sudato, e mi erano rimaste le cuffie, il fonico me le era dimenticato e mi aveva lasciato le cuffie, quindi io sentivo quello che dicevano. E a un certo punto Tony, sento ormai sfinito, sento che dice a Sant'Agata accanto, dice, ma dice, ognuno c'ha il suo metodo. Certo, però io quando vado sul set con Paolo, lui sa sempre dove mettere la macchina alla presa, sa sempre come deve girare, ma e io dentro di me dico, guarda sto stronzo maledetto, che cazzata che ho fatto a prendere. Poi questo lo racconto perché è stato il primo giorno, poi ci siamo trovati, è nata un'amicizia, un amore, una stima reciproca, quindi poi alla fine io non vedo l'ora di poter lavorare con lui, e penso che anche lui con me, perché ci sentiamo, cioè, lo racconto solo come aneddoto, perché mi è venuta in mente la cosa delle cuffie che dicevi, che ti rimangono le cuffie, no? Allora, subito mi sono finito, mi sono ritrovato nella cava con le cuffie, e lui che... vabbè, questa è una parentesi. Però come pittore, no? Ma è vero, quando... io non so mai quando un critico dice che è l'imbalsamatore, cioè, c'è uno sguardo pittorico, è vero questo, tu che non dici? Per esempio, mi ricordo di Matteo che aveva appena girato l'imbalsamatore, era preoccupato perché non era contento di come era uscito il film nella prima stampa. È possibile che questo ricordo sia vero? Però è che poi hai fatto un intervento ed è venuto a fare una cosa che... No, era in realtà ho fatto un errore io nel telecinema. Avevo fatto il telecinema da positivo invece che da negativo. E quindi era venuto un telecinema completamente senza contrastato, senza. Tante cose non si leggevano. Poi finalmente dopo anni ho rifatto un telecinema che poi è quello del DVD, che adesso è anche di quello che viene proiettato, che è un altro film, insomma. Però vabbè, no, di solito quando la stampa, finché non sono contento non la chiudo, quindi non... era proprio un fatto che avevo fatto una scelta molto drastica allora, molto estrema, che poi sai, si cambiano, i gusti cambiano, tante cose mi sembrava che... Comunque. Senti, raccontaci invece quell'episodio di Gomorra, dei due ragazzi. Ma io non so se loro hanno voglia. Avete voglia? No, avete domande da fare? Domanda, qualcosa che può essere. Ci sono domande che volete fare? Eh? Chi è che fa la prima domanda? Se no io vi racconto questa cosa di Gomorra, se volete. Tanto tu racconti questa cosa di... Vai, allora facciamolo. Quando ha deciso di diventare regista? Allora, è stato abbastanza casuale, perché io facevo il pittore e Marco Onorato, compagno di mia madre, che è stato poi il direttore della fotografia di tutti i miei film, e lavora nel cinema,
per un paio d'anni ho fatto l'aiuto operatore, poi ho lasciato, e lui quando avevo 25-26 anni mi ha portato della pellicola che era avanzata da una serie televisiva che aveva fatto in 16 mm. Io l'ho messa nel frigo e ogni volta che aprivo il frigo trovavo sempre questa pellicola lì davanti. Alla fine ho detto vabbè, proviamo a fare un corto e vediamo come va. E con l'aiuto di Marco e un fonico eravamo in tre e abbiamo fatto questo primo film che si chiama Silhouette. Poi è andato bene, da lì poi non mi sono più fermato e ormai sono 17 anni che non dipingo più. Così è nato, così casualmente. Però sai che lavorando comunque, venendo dalla pittura, il passaggio è stato abbastanza naturale. Ci ero abituato comunque a lavorare sull'immagine, a lavorare sulla composizione e sulla luce. Quindi comunque poi mi sono ritrovato ad avere 24 fotogrammi al secondo, ad avere il movimento. Però comunque è stato abbastanza naturale. I miei primi film ci sono i modelli che erano nei miei quadri. E quindi, come dire, il legame, cioè, è stato abbastanza così, naturale, ecco, non, e poi un giorno ritornerò a dipingere, quando, dopo il prossimo film che sarà un disastro, chiudo la carriera e torno a dipingere. Quali emozioni dovrebbe suscitare il cinema per riportare la gente comune nelle sale in questi tempi di crisi in Italia? Ma intanto questa è una domanda un po', diciamo, non so come rispondere, però Zalone sta facendo 60 milioni, fa i film che fa Zalone, con tutto il rispetto, perché poi a me piace Zalone, quindi non è una critica, però voglio dire, hai visto che incassi sta facendo? Il problema della sala, il problema è, però non voglio fare quei discorsi lunghi un po' anche, il problema è che oggi rispetto a prima ci sono tanti modi di vedere film e quindi di conseguenza è molto più difficile riuscire a trovare un pubblico che ti segue fino al cinema. Tanti film vengono visti col computer o vengono scaricati o vengono visti col DVD o vengono visti su Sky o in televisione, quindi ci sono tanti altri modi per vedere i film. E quindi di conseguenza è un momento di cambiamento e noi che facciamo cinema in questo momento dobbiamo fare i conti con questo aspetto qui rispetto a prima. Prima probabilmente era più facile avere un pubblico al cinema. Oggi il pubblico ce l'hai ma in vari differenti momenti e quindi purtroppo ancora oggi i film, poi il successo o l'insuccesso di un film è determinato dalla sala. Però ci sono, possono essere dei film che vanno malissimo in sala e che poi invece vanno benissimo, magari vengono visti da un sacco di persone in altri modi. Quindi è un discorso abbastanza complesso. Però non mi sembra il problema sull'opera in sé, ma è su come poi viene vista. Su quello bisognerebbe discutere. Sì. Cosa pensi? Cosa pensi del Festival del Cinema di Roma? È la prima volta che vengo, nel senso che l'anno scorso pure mi sa che no, quindi non penso. Una domanda su, la sua? Sei mandata da Müller? Ti ha mandato Müller a te? Oh! Ti ha mandato Müller? Il direttore. Buonasera. Voglio chiederle, come mai Gomorra ha deciso di fare attori non professionisti? Questo è un grandissimo equivoco, nel senso che qui mi ricolleghi poi a quella cosa che ti voglio far vedere dopo. Però in realtà, proprio perché appunto anche prima raccontavo di Servillo, no, dell'episodio, io ho attori non professionisti, attori che sono tipo i ragazzini di Scampia, sono attori che io ho scelto in compagnie di teatro a Scampia amatoriali e poi attori di teatro anche di grande tradizione come Gianfelice Imparato, Cantalupe, cioè, e poi attori anche che hanno fatto cinema, quindi mescolo un po' l'uno e l'altro, però i ruoli principali in Gomorra sono tutti legati a degli attori. Ecco una cosa del Ciro Pedroso. Sì. Volevo
Vabbè, Ciro sai che fa l'attore, cioè sì. Ciro è vero che lavora al mercato, diciamo. No, sì, ha fatto un film a 14 anni, la volpe a quattro zampe. Però diciamo li ha scoperti lei. Sì, però lui già aveva fatto, quando io stavo preparando l'imbalsamatore, io facevo il casting ai Teatri Uniti, sì. E lui, e lì c'era anche il casting di quest'altro film, e lui è uno dei protagonisti di questo film, aveva 14 anni. Poi tu sai benissimo che lui comunque i casting se li faceva tutti, cioè sì, sì. C'era un talento vero per fare l'attore, poi chiaramente fa le sue scelte, però non è un attore, mentre Marco è più limitato. Lo so. Come attore, nel senso, ma cioè, tu vedi Gomorra, è Ciro che porta la scena, cioè Marco è la spalla, ma Ciro è un attore, io considero Ciro un grandissimo attore, l'ho sempre detto, e quindi lo considero un attore a tutti i livelli. È chiaro, non ha fatto un percorso accademico di dizione, però come talento e come faccia Ciro è straordinario. Quindi poi ha fatto delle strade, magari ha scelto di andare a fare i reality, di scelte che magari potevano essere discutibili, però ci è passato attraverso, però è un grande attore. Poi chiaramente ho scelto anche degli attori che non erano attori e per ruoli minori, perché poi io do grande importanza, e soprattutto in Gomorra è un film quasi antropologico, alla faccia, le facce parlano in qualche modo, quindi c'è quasi una valenza antropologica, no? E quindi in Gomorra io ho scelto anche alcuni, per alcuni piccoli ruoli, degli attori non attori che erano legati al sistema e che poi sono stati arrestati. Allora, il filmato che io volevo far vedere... Un realista come cosa, perciò... Sì, però è sbagliato pensare che sia tutto così. No. Cioè sono piccoli ruoli che... E poi credo una cosa, che non sempre... Se tu per esempio devi far fare il ruolo di un boss e prendi un vero boss, non sempre il vero boss è credibile nella rappresentazione cinematografica. Può sembrare molto più fasullo un vero boss di un attore che interpreta il ruolo di un boss. Bravo, attore bravo. E viceversa poi. Anche non, quindi non è detto che tu prendi la persona vera che fa quello nella vita ed è credibile poi nella rappresentazione. È che io, quando nell'episodio di Marco e Ciro ho incontrato il vero boss di lì, in realtà io ho capito che dietro quella persona c'era un attore mancato, cioè lui sapeva a memoria tutti i film di Thomas Miglia, del Monnezza, aveva un repertorio infinito di canzoni napoletane, eccetera, era di fondo, aveva una vocazione. Chiaramente è cresciuto in una famiglia criminale e si è ritrovato poi, come dire, a prendere in mano il potere giovane ed era il boss di quella zona lì. E io, in maniera anche abbastanza istintiva e forse anche furba, l'ho scritturato per fare il ruolo del boss lì. In questa maniera, scritturandolo, gli ho anche impedito di potermi chiedere pizzo o cose varie, perché l'ho coinvolto. Ora, che è successo? Questo è l'episodio che volevo farvi vedere, perché è un episodio a cui tengo, perché fa capire come credo nessun film mai sia riuscito a fare, neanche Gomorra, qual è la vera natura infantile e anche brutale, violenta del vero camorrista. E cosa è successo? Che questo vero boss, che poi è stato arrestato e che adesso credo sconterà, non so se l'ergastolo, comunque penso almeno una ventina d'anni, questo vero boss che ha recitato nel film voleva a tutti i costi essere lui, me l'aveva sempre detto, a uccidere Marco e Ciro nel film alla fine. Il fatto che lui fosse boss, però, siccome io giro in sequenza, come dicevo prima, allora Marco e Ciro nell'episodio di Gomorra non sapevano che poi sarebbero stati ammazzati. Io non gliel'ho detto, perché volevo che loro girassero tutto il racconto con quella, anche quell'arroganza, quella incoscienza di chi pensa di farcela. E gli ho detto soltanto alla fine, quando stavamo per girare la scena dell'agguato, che sarebbero morti. E non è stato neanche facile dirglielo, perché non volevano morire.
gli ho detto: pensa a Leonardo DiCaprio a Titanic, che se tu muori tutti si affezionano di più al tuo personaggio, diventi un eroe. Insomma, c'è stata una lunga... Ora, che è successo? Che noi eravamo pronti a girare quella scena dell'agguato, ma io, per non offendere il vero boss, che nel filmato faceva, nel film faceva il boss, non l'ho chiamato per uccidere i due ragazzi. Pensavo fosse sminuiva la figura sua. E quindi noi stavamo per girare questa scena dell'agguato, anzi aspettando che calasse un po' il sole, quando qualcuno ha detto al vero boss che stavamo per girare la scena senza di lui. A quel punto lui è arrivato su tutte le furie, e lo vedrete, perché c'è questo filmato di backstage in cui ti fa capire veramente la mentalità infantile e brutale di quel mondo. È arrivato dicendo che il film non si sarebbe più girato, oppure che lui mi restituiva i soldi. E io, per questa frase, sono stato anche inquisito, sono andato pure a Napoli dai magistrati. I soldi che lui aveva preso erano i soldi, siccome giro in sequenza, erano i soldi che lui aveva preso delle prime pose che aveva fatto all'inizio del film. E lui nel filmato dice: io ti restituisco i soldi che mi avete dato, non il pizzo, i soldi che lui aveva preso come attore, e tu mi levi dal film. Cioè, se tu non mi fai uccidere loro, io non ci voglio neanche stare nel tuo film, quindi mi levi e ti restituisco i soldi che mi hai dato all'inizio del film come attore. Questo era. Il magistrato pensava: ti restituisco i soldi significa che tu hai preso un pizzo, ma ti pare che se io, a parte che non l'abbiamo dato, ma anche se l'avessi dato, ti pare che io poi lo metto nel backstage del film e lo vendo nei DVD, quello che dice dire, cioè. Allora, questa sequenza qua che vedrete è la sequenza dell'arrivo del vero boss e come i suoi compagni cercano di convincerlo che è meglio così, che è meglio che non lo fa il film in quella parte lì, perché lo potrebbero riconoscere, e lui non gliene frega niente. E vedete anche le facce di Marco e Ciro come sono terrorizzati nel vedere la lotta tra questi bisonti per chi li deve uccidere. Vediamo. Che avrei incontrato, ecco, forse lì sì, un po' di paura, di timore. Poi quando entri lì dentro conosci le persone, conosci le regole anche, no? Che è una giungla in qualche modo, però... Poi, sai, il regista è visto da pari a pari quasi, no? Quindi in qualche modo, no, paura no. Però, come vedi, cercavo di usare il più possibile e anche quei personaggi che sono legati a quel mondo e non farli usare da loro, ecco. Quindi io in questo sono stato, penso di essere stato onesto, ecco, sono convinto che fosse la strada più giusta, anche se poi qualcuno mi ha anche attaccato per questo, ma io penso che sia molto più onesto usare dei criminali, a volte anche veri, ma raccontarli con uno sguardo onesto dal mio punto di vista, senza in qualche modo cercare di renderli affascinanti per forza, perché così in questa maniera creano un rapporto col pubblico, piuttosto che prendere degli attori, fargli fare la parte del criminale, però creare anche un'atmosfera così glamour, così c'è l'identificazione. E trovo molto bella l'aria che avete visto nell'esecuzione che fanno quella che è la scena poi del film proprio, no? C'è una specie di aria pratica di lavoro, no? Sì, sì. Cioè, la Viglia la Ruspa, sì. Sono con le canottiere, sono sudati, cioè non c'è nulla di... Mi ricorda l'inizio di Gloria di Cassavetes, che c'è anche lì, loro arrivano, c'era molto traffico, arrivano con i mitra, i fucili, no? In questo palazzo. Ma con tutto che io sono anche un grande amante di film legati alla... che magari hanno un altro approccio, non quello, non vuol dire che... Però io ho trovato il mio piccolo territorio, no? Qualcosa che mi sembrava che non era stato fatto prima e l'ho fatto poi. Senti, invece c'era... C'era l'anno scorso, c'è stata qui l'attrice che era la compagna del pescivendolo Luciano, no? Che si chiama Simeoni. E Loredana Simeoli. Loredana Simeoli.
e che è stata molto divertente, molto simpatica, e mi ha raccontato una cosa che forse tu sai, sicuramente sai, perché lei sostiene che oltre a dover superare il tuo esame, doveva anche superare l'esame dell'attore che ti diceva se lui sentiva o meno quel personaggio come possibile compagna. È vera questa cosa? Cioè lei sosteneva che a un certo punto l'attore, come si chiama, Iello, tu facevi provare queste ragazze che tu candidavi come possibili compagni, le facevi fare una scena e lui ti diceva un assento, non la sentiva. È vero questa cosa? No, è successo questo, che Agnello, vabbè, voi penso saprete che io ho scelto Agnello perché veniva da una compagnia di attori della Fortezza, ma comunque era un detenuto, aveva l'ergastolo, quindi sembrava fosse sicuro che lui potesse fare il film, perché ormai già da tempo aveva la libertà di poter andare fuori a fare spettacoli di teatro. E quindi Armando Punzo, il regista della compagnia, ha detto se lo lasciano andare fuori a fare spettacoli di teatro lo lasceranno anche libero di fare il film. A una settimana dall'inizio delle riprese arriva invece il parere negativo del magistrato, quindi Agnello non poteva più fare il film. Non, per noi è stato un lutto. Loredana e Agnello si erano trovati subito benissimo, però noi in qualche modo dovevamo trovare un sostituto, e io ho fatto un incontro a Roma tra Loredana e l'attore che poi fa in reality Enzo, quello che ha, diciamo, che ha vinto in passato il Grande Fratello e che è diventato una star. Lui doveva interpretare Luciano e lei, Loredana, non ce la faceva proprio, cioè neanche si sono guardati. Mi ricordo quell'incontro che abbiamo fatto a Roma, fu un disastro, perché lei ormai c'aveva nella testa Agnello e lui sembrava un intruso in qualche modo, e il poverino non era colpa sua, Lello, non era colpa sua. Per fortuna poi, grazie a una vicenda veramente miracolosa, io conoscevo un magistrato che avevo conosciuto casualmente un anno prima, una cena, e mi sarà capitato una volta in vita mia di andare a una cena dei magistrati, e mi ero trovato proprio al tavolo con questo, che aveva il potere di poter decidere in qualche modo, era più in alto del magistrato che aveva dato il parere negativo. Quindi ho detto, io vedrò le motivazioni, se sono motivazioni che non hanno veramente un fondamento, cambiamo. Siccome le motivazioni non avevano fondamento, era semplicemente paura che potesse diventare un caso mediatico, e quindi che un attore, un ergastolano fa l'attore in un film, potesse diventare qualcosa che, come dire, che creasse dei problemi a questo magistrato, aveva scritto che non era pericoloso perché girando il film in vari luoghi non c'era possibilità di controllarlo in tutti i momenti. Quindi è una fesseria, che poi Agnello è svizzero in questo, non ha mai fatto un'infrazione da quando è detenuto, sono 22 anni, quindi è un detenuto modello. E quindi ha cambiato il parere, per fortuna, e Agnello ha fatto il film. È andata. Io quando vedo reality, no, nella scena finale, che lui entra finalmente nel Grande Fratello, no? Per un attimo, di fronte a tutte le critiche, le osservazioni sociologiche che si fanno sul reality, sugli spettacoli, no? Per un attimo ho avuto la sensazione come se una qualche ragione Luciano ce l'avesse, una qualche verità. Forse il buon senso degli altri poi non era così. Quello è un finale un po' astratto. Cioè, forse quella verità lui la trova, qualcosa che gli dà ragione in quel momento lì nel finale. Un sogno, qualcosa. Sì, ma è un film sulle illusioni. Sembrava Incontri ravvicinati del terzo tipo. Sì, è un finale, no? Un po' di fantascienza. Come sì, no? Anche il manifesto che hai fatto tu sembrava quasi una galassia sconosciuta, no? Qualcosa di. Sì, arriva sulla Luna. Ah, vero, molto interessante. No, la cosa bella di Matteo è che apparentemente i film sono così, no? Per esempio il Balsamatore, addirittura Gomorra, però c'è sempre qualcos'altro che non è il semplice significato, no? Sull'argomento che pretende soltanto
uno schieramento di tipo di un'opinione condivisibile, civile, democratica, però c'è un'osservazione obliqua, più profonda, e lo stesso c'è in Primo Amore, nel, ancora di più credo nel reality, che apparentemente è passato come un film sul Grande Fratello nel senso classico, invece suggerisce qualcos'altro. Questo mi sembra la cosa interessante dei film di Matteo. Ti volevo chiedere una cosa: l'anno scorso è venuta Emma Dante qui e Emma, io gli ho chiesto se lei aveva voglia anche di vedere, non so, se gli piaceva vedere Pretty Woman oppure dei film. Tu hai detto ti piace anche Che Cozzalone, no? Adesso questo diventa, no, però mi piace. Ti è venuta mai voglia di contraddirti, di fare un film completamente diverso da quello che hai fatto finora? A me piace attraversare i generi, no? Quindi ogni volta entrare dentro un genere magari nuovo e esplorarlo, poi cercare di farlo così, dei film poi sempre cerco di fare dei film poi sempre personali, insomma, senza perdermi, però questo nuovo progetto è un fantasy horror ambientato nel 600, qualcosa di diverso apparentemente. Poi in realtà io lo trovo in linea con film appunto come L'Imbalsamatore, è un film, secondo me è una fiaba nera, insomma, anche quella. E quindi non mi sembra di fare qualcosa di così lontano. Gomorra è anche una fiaba nera, a mio avviso, con dei momenti di fantascienza, che poi all'inizio sembra proprio un inizio quasi di fantascienza. Però queste sono cose così, poi... Invece come spettatore ci sono due o tre film che ci sorprenderebbe sapere che ti piacciono molto, quali sarebbero? Ma sai, sono tanti i film che ho amato, che mi capita di rivedere. Casanova di Fellini è un film per esempio che rivedo spesso. E poi i gusti cambiano, nel senso che già i film che vedevo 10 anni fa sono diversi da quelli che vedo adesso, quindi vado sempre di più, mi piacciono sempre di più quei registi che riescono a interpretare la realtà, a trasfigurarla, a portarla in un'altra dimensione e a portarla in una dimensione più astratta, più metafisica. Polanski, per esempio. Polanski, Lynch, Fellini stesso e tanti altri, ecco. Quindi mi sembra, come dire, di fare 2 o 3 titoli, poi certo, magari ce ne sono altri. Ci sono altre domande. Un festival ho dovuto scegliere 4 film per forza, e ho scelto Andrei Rublev, ho scelto l'Atalanta, ho scelto 8 e mezzo, e poi ho scelto, non mi ricordo, però sono vari. Sono tanti film, insomma, che... Ci sono altre domande? Niente, volevo sapere quello che dicesse qualcosa sul rapporto che ha sviluppato con gli attori protagonisti, due protagonisti di Primo Amore. C'è quella scena della... diciamo, una delle scene più, diciamo, dolorose del film, quella nella boutique in cui lei non riesce a indossare quel vestito stretto. Che io... Ah, Primo Amore? Sì, Primo Amore. Ma stavo pensando a Reality, sa perché stavo cercando la boutique. In cui cioè, ho letto che quella è una cosa che, diciamo, è successa, diciamo, davvero, perché l'attrice era sentiva di non riuscire a soddisfare le sue esigenze, non tanto quelle del marito del film. E anche... vorrei sapere proprio come... Era durante una prova costume. Sì, ah, sì, che sì. Lei sentiva che di non riuscire a dimagrire abbastanza come mi aspettavo che dimagrisse. E quindi ha avuto un crollo di tensione, quindi di pianto. Però la scena era già prevista. No, non era proprio... quella situazione lì mi ha dato l'idea per girarla dentro un negozio di abiti. Non c'era sceneggiatura. Con il protagonista che gli faceva provare dei vestiti. E invece per quanto riguarda Trevisan, che è anche sceneggiatore, no?
No, volevo, sono proprio curioso di sapere come si rapporta all'attore, come si è rapportato all'attore sul set, come ha fatto a... perché io credo che lei abbia un'abilità molto rara di prendere dagli attori davvero... recitano in modo molto realistico, molto, molto naturale. Ma io, come dicevo prima, cerco di fare una specie di matrimonio tra persona e personaggio, quindi cerco di trovare nell'attore, anche conoscendolo, degli aspetti della sua personalità che possono arricchire il personaggio che noi abbiamo scritto. Ecco, e questo incontro, quindi questa specie di matrimonio tra persona e personaggio, è fondamentale per me. Ed è qualcosa che avviene appunto con la conoscenza, con il lavoro, a volte avviene anche durante il lavoro, perché non sempre ci si conosce, sai, durante le riprese è come fare un viaggio, se tu fai un viaggio di 2 mesi con una persona la conosci, alla fine la conosci molto bene, molto meglio che quando la incontri prima in altre situazioni, no? Dove magari mette dei filtri davanti o ti dice di essere in una maniera e magari poi ti accorgi che... Quindi questo è un po' un lavoro che si avvicina quasi un po' allo psicanalista, devi riuscire a capire, anche nel dirigere l'attore devi capire quali sono le cose giuste da dire, in che momento e come fare a non, come dire, a dargli la possibilità di dare il meglio. Sono attori che magari hanno bisogno di un rapporto e altri che hanno bisogno di un altro rapporto. Sai, io poi cerco di arrivarci così, molto nel lavoro con gli attori cerco di arrivarci molto dal punto di vista umano, perché non ho una grande conoscenza tecnica del lavoro dell'attore, non essendo stato io attore, quindi ho delle carenze, quindi non posso aiutarli da un punto di vista tecnico, però posso cercare di metterli nella condizione di vivere al meglio certi momenti e di far sì che accadano che accada qualcosa. Ma ci lavori un po' prima oppure preferisci? Questo è fondamentale, cioè che deve accadere qualcosa di unico. Ogni scena, in qualche modo, quando noi dobbiamo far sì che accada qualcosa di irripetibile. Facciamo 40 ciak, quello buono deve essere uno e sappiamo che poi ne possiamo fare altri 80, non riusciremo mai a raggiungere quello lì. Quindi cerchi di lavorarci poco prima, cioè cerchi di non fare troppe prove. Sì, cerco di non fare prove prima, perché non voglio che poi si accada per la prima volta. Degli stereotipi o dei meccanismi, per cui io quello che proprio evito è il compitino, cioè l'attore che arriva preparato, tutto, professionista, che ti fa bene la scena, ma che non ti dà un'emozione e non ti sorprende. Allora levo, cioè se arriva preparato cancello tutto, si riparte da zero fino piano piano a riarrivare lì, però arrivarci in una maniera che è più sorprendente per l'attore, per me, per tutti. È un lavoro a volte anche più lungo, più rischioso, però sicuramente più ti può dare molte più soddisfazioni. Anche gli attori che hanno lavorato con me poi alla fine sono trovati bene, ma anche Tony, per esempio, che è un grandissimo attore, tecnicamente straordinario, alla fine piano piano è entrato dentro questo modo di lavorare, per cui alla fine sapeva che non era un modo di improvvisare così, ma avevamo dei punti di partenza, dei punti d'arrivo, avevamo dei paletti, però era bello anche vedere cosa accadeva e quindi essere pronti a sorprendersi e a sorprendere nel rapporto con gli altri attori. E quindi questo penso si vede benissimo nella scena in cui lui dirige i tir con i ragazzini che guidano i tir. Lì chiaramente è tutto legato al momento, i tir non sapevamo neanche noi, perché guidavano veramente i ragazzini i tir, quindi non sapevamo neanche noi che direzione avrebbero preso. Lui ormai lì era dentro la scena, dentro quella situazione, si divertiva a recitare in quella situazione lì, ed è un po' quello che cerco, momenti unici, ecco.